Attenti a vivere raccontando cazzate, raccontando bugie, perché comunque hanno le gambe corte, come ci insegna Geppetto, hanno il naso lungo e tutti i nodi vengono al pettine. Io ho occupato una casa a fronte mare, abusivamente. Occhio perché alla fine vi trovate con il naso lungo, la testa pelata, per tutti i nodi e una casa rubata. Poi capisco che per voi è più importante l'apparenza della sostanza, ma l'apparenza inganna, la sostanza ti manda in fattanza. Detto ciò, vi conviene comprarvi qualche rigore, comprarvi qualche arbitro, comprarvi qualche visualizzazione e comprarvi un altro disco di platino, perché di sostanza zero. Ragazzi, non voglio fare il boomer perché non lo sono, ma devo fare una piccola riflessione in quanto sono un uomo adulto e sono un uomo grande. E voglio lanciare un appello a tutti questi trappers, come ad esempio Draft Gold, so che sei di Bolo, Sfera Ebbasta, Purple Drunk, Cazzi e Mazzi. Volete metterci un po' di testa in questa cosa che state facendo? Non vi sembra di aver perso un attimo il controllo? Non so se voi conoscete la cultura hip hop, ma la cultura hip hop ci ha insegnato ad insegnare. L'abbiamo appreso per poter tramandare, per poter dare una mano ai ragazzi. Non vi sentite un po' in colpa dei morti che ci avete sulla coscienza? Io fossi in voi mi ci sentirei. Poi lo so che non è colpa vostra, ovvio che non è colpa vostra. Però un po' sì, una piccola percentuale sì. Quindi mi fate la cortesia di ragionare un po'. E invece di farvi un tatuaggio in faccia quando muore qualcuno, di provare a dare una mano perché non succeda più. E guarda che ci siamo divertiti tutti, eh. Ed è bello che fate i soldi, ed è bello che fate musica e vi divertite, però non potete fare sempre i Ponzio Pilato, perché quei ragazzi le storie prima non deve più succedere, ragazzi, ve lo dico. E se per sbaglio becco un ragazzino con sta cazzo di Purple Drunk, vi giuro che ve la sparo tutta nel culo, perché o vi imparate a drogare oppure fatela finita, tornate subito a scuola. E voi che vi siete alle prime armi con la droga, non imparate a drogarvi su internet o dai trapper. Fatevi insegnare dai ragazzi più grandi che hanno già passato sulla loro pelle questa esperienza. E poi un'altra cosa, ai trapper invece della mia età che fatturano su sti ragazzini, quando è che iniziate a tatuarvi una V qua? Per vergogna, perché è l'unica cosa che dovete fare. Io sono schifato da sta cosa, mi viene da piangere a vedere la foto di quei due ragazzini. Per non parlare poi di chi gli ha dato il metadone, non ho veramente parole, però l'hip hop non è questo, il rap non è questo, la trap non è questa, la cultura urban non è questa. Chiudo prima di darvi la buonanotte perché io ormai alle 11 vado a dormire. La droga è una grande perdita di tempo, ve lo dice uno che ha perso un sacco di tempo, è un grande spreco di talento, meglio fare altre cose.